Da Gioia Emilia Romagna guardiamo un artigiano al lavoro e conosciamo. Anello, voglio fare un anello tipo questi. Devo prendere a fare un anello così. Quindi adesso vado con la battitura. Mi batto un pezzo di lastra e poi dopo seguo. Ci metti anche la pietra? Eh sì, cioè non, qua non riesco a farlo, non riesco a fare la box perché non so da saldare. Ah, non ok, però intanto prepari la forma. Preparo la base, poi dopo gli posso fare, gli preparo il castone dietro, poi le saldature le faccio in laboratorio domani. Come ti chiami? Ciolo, siamo Tina e Ciolo. Ciao. Ciao Tina. Ciao. Oh, adesso intanto che lui prepara lì con la misura il righello, noi guardiamo la Tina. Che cosa ci fa vedere? Ma fa tutto Ciolo? No, o fa... facciamo tutti e due. O fai anche te? Sì, sì, te cosa fa? Tutti... Io sono più sull'argento, mi butto, diciamo. C'è proprio la parlata riminese. Riccione. Sì. Infatti si sente. Quindi anche te queste cose particolari, queste orecchie, le fai tutte a mano anche te? Sì. Abbiamo varie tecniche, usiamo la tecnica della fusione cera persa, quindi per esempio ecco, facci vedere questo modello qui. Bello. Fai prima un modellino in cera, quindi fai tipo una scultura. Ah. Poi tramite fusione cera persa diviene in metallo. Questa anche la pietra l'ho tagliata io, è un'ambra. Mamma mia! E dopo se no, altre cose tipo semplici, facciamo il filo come questo, fondi il metallo, fai i fili, le lamine, poi saldi, insomma facciamo un po' di tutto, dai. Mamma mia che bello, ma usate proprio pietre, vedi? Qui. Sì, le pietre le prendiamo tutte durante i viaggi. Ah, India, Messico, Cina. Quindi viaggiate parecchio? Sì, parecchio, infatti ci chiamiamo artigiani nomadi. Così. Qual è turmalina? Ah, turmalina? Oh, mamma mia, ma che forma perfetta, ma è stupendo, sembra oro vero, eh? No, questo è argento rosato. Rosato, però, sì, sì. Madonna. E dobbiamo ringraziare anche il nostro maestro, abbiamo un maestro orafo che ci ha insegnato e ci insegna ancora Rimini, insomma. Lo vuoi dire il nome? Luigi Signorini e Marco Signorini. Ok, sì. Ecco, così magari li facciamo vedere. Adesso qui andiamo su uno stile un po' più particolare che sarà... Il bronzo abbiamo fatto un po' tutti e due, sì. Ah, perché questo è particolare, c'è il corallo dentro. E col corallo, esatto. Ma questo è particolarissimo, sembra proprio un bastone di corallo, esatto. Fatto, ma è proprio... Ah, no, i coralli, questi erano dei coralli, e io gli ho fatto lo stampo e poi li ho fatti in argento. Questi, ah, quindi... e anche questo per parte qua. Bello anche questo completo, ecco, così. Queste sono le ultime cose che ho fatto. Molto. C'è la mania del turchese, ultimamente facciamo l'effetto tipo mosaico, quindi prendiamo un turchese, lo spacchiamo col martello. E facciamo questo effetto un po' mosaicato. È bellissimo. Ma mamma mia, questa si... ecco, questa invece l'ha fatto lui. Questo è Ciolo, esatto. Ecco, si vede la tua arte. Ciolo si vede, eh? E adesso sta ancora tagliando, preparando. Sì, sì. Allora, leggiamo intanto qui, ecco, artigiani nomadi, sì. Gioielli artigianali, creiamo le tue idee. Sì, facciamo ecco. Anche, diciamo, gioielli su ordinazione. Se uno ha un'idea, noi insomma glielo facciamo, mettiamo sempre un po' del nostro stile, però accontentiamo un po' tutti. Cercate di accontentare, esatto. Tutti. Ok, vediamo, mamma mia. E questo? Questi qua, quadrini qui li avete fatto? Queste sono tutte foto che abbiamo fatto durante i viaggi. Questo è un artista messicano e abbiamo visto una mostra a Città del Messico, ci piaceva molto. Vabbè, mangia anche il gelato. Esatto, era un contrasto tra Asia e Messico, quindi ci piaceva. Questa è una foto che abbiamo fatto a Rishikesh durante l'Holi Festival. Ah, è la a Rishikesh è al nord, diciamo, è il festival dei colori, ah, si lanciano sì. I colori. E qua questo. È una palafitta in Uruguay, diciamo, sulla spiaggia. Che c'è un anello lì. C'è un anello che però si vede poco, che è bronzo con la turmalina verde. Sì, che assomiglia un po' all'idea della casa. Esatto. Sembra un po' da casa. Diciamo, mamma mia, ecco qui avete le pietre. Tutte le pietre, sono tutte tagliate, diciamo, così. Se per dire uno ti vuole ordinare un anello, esatto, sceglie la pietra. Esatto. Questo è la locandina del corso orafo che fa il nostro maestro a Rimini. Ok. È tagliato? No, ancora no, ancora mi sto facendo le righe da martellare. Perché le righe da martellare? Per seguire un disegno un po' preciso. Ovviamente io qua mi faccio i segni
poi prendo puntello, metto qua, martellino, e va, uno, due, così andiamo a fare tutta la fila. Questa viene la martellatura e questo praticamente diventerebbe come quello, viene un effetto così. Questo è chiaramente in argento, questo viene in ottone, e beh certo, un altro materiale e via. Va bene. Allora io ti lascio, ti lascio lavorare. Grazie, se sentite battere sarò io. Va bene. Batti un colpo. Batto un colpo. Ok, ciao ragazzi, ciao, buon lavoro. Grazie, ciao.